continua a essere citato, essere copiato, essere omaggiato più all'estero che in Italia, questo è da dire. Registi come Tarantino, registi come Eli Roth qui con noi per primi. Rivendicano l'importanza di un passato, un nostro passato che purtroppo molti, la produzione ma non solo, hanno dimenticato. Quindi è importante presentare questo documentario fortemente voluto da Maurizio Tedesco, fatto da Steve Della Casa, a cui ho leggermente contribuito anch'io, e dimostrare come questo cinema ha cambiato effettivamente le cose. Rimangono aperti molti quesiti. Perché non si fa più questo cinema? Perché registi come Cosimo Alemai, Manetti, tutti quelli che Marco ha citato, difficilmente riescono a trovare i soldi per poter fare i loro film. Ne discuteremo dopo. Velocemente vorrei lasciare la parola a Maurizio Tedesco e Steve Della Casa, partire col documentario e poi andare avanti con il nostro dibattito. Maurizio. Buongiorno, grazie di essere venuti. No, io voglio parlare più che altro del documentario, del film che abbiamo fatto. Se c'è una cosa in questo film è che c'è tanto affetto per quel cinema, tanto affetto per questi personaggi, e secondo me si capisce poi perché questi film andavano bene, perché c'è una genialità particolare. Per cui vi inviterei a vedere il film con anche voi con un grande affetto, perché lo merita veramente. Grazie. Poi ne parliamo dopo. Allora, buona visione, veramente la cosa più bella in questo momento è vedere questa prima fila, Franco Nero laggiù in fondo, qualche figlio d'arte qua presente, insomma sono molto contento, buon film.